in Apocalisse, capitolo 1, verso 1, proprio l'Apocalisse, capitolo 1, dal verso 1, è Gesù che parla e c'è un'introduzione che dice così: rivelazione di Gesù Cristo che Dio diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo a suo servo Giovanni. Giovanni si trovava sull'isola di Patmos a motivo della fede, perseguitato ai lavori forzati, e Dio gli manda questo angelo per rivelare qualcosa che ha a che vedere con i tempi della fine. Al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia: grazia a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al trono di Dio, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono, ecco Gesù adesso, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Vedete, questa è l'introduzione un po' alla tutta la rivelazione dell'Apocalisse. Non parleremo dell'Apocalisse comunque, va bene? Altrimenti avremo bisogno di 3 anni, 3 mesi e 33 giorni e forse non arriveremo a conclusione lo stesso. Però voglio dirvi una cosa: come si presenta Gesù? Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. In un'altra scrittura più in là dice il primo e l'ultimo. Ora, significa che ha a che vedere con alcune cose, significa che senza di lui nessuno ha un inizio. Ecco che Gesù è l'inizio della nostra fede. Tanti dicono che hanno fede, ma anche cosa? Se non hanno Gesù non c'è un vero inizio di fede, perché in lui c'è ogni inizio. In lui c'è l'inizio della vita. Difatti noi, quando crediamo in Gesù, riceviamo vita eterna. E tanti pensano di avere vita, e vi dico una cosa: chi non ha Gesù non ha la vita. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Ora, la vita è lui, e quindi noi dobbiamo capire una cosa molto importante: che solo in lui possiamo avere l'inizio di ogni cosa, anche nei fatti della vita, nei nostri progetti, nei nostri programmi, le cose alle quali aspiriamo. Non mettete Gesù da parte, come fece qualcuno tanti anni fa, un mio caro amico, che mi disse: adesso metto Gesù da parte e devo fare le cose che devo fare io. Senza di lui non c'è inizio, capite? Cioè, a che vedere significa ancora che non c'è neanche un inizio. Sembra che ci sia un inizio, sembra che ci sia un inizio di vita, è un'illusione. Sembra che ci sia un inizio di intraprendere qualcosa, è un'illusione, perché quelle cose diventeranno cenere. Ma con lui ogni cosa può acquistare valore. Gesù è l'inizio di ogni cosa. Pensate che la Bibbia ci parla di tanti inizi, no? Quando parliamo di alfa parliamo di inizio. L'alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco e l'omega è l'ultima. Quindi significa primo e ultimo, inizio e fine. E vediamo che ci sono tanti inizi.
Dio iniziò con la creazione. Vi ricordate? È scritto nella Genesi. Il primo giorno, Dio dice, fu il primo, Dio creò il primo giorno. Ma ancora del primo giorno c'è stato un altro inizio. Quando Dio vide ciò che doveva, ha immaginato ciò che doveva fare e l'aveva nella sua mente, nella sua immaginazione straordinaria, perché Dio, sappiate, che è un Dio molto immaginario, cioè immagina le cose, le ha nella sua mente, perché l'immaginazione ha a che vedere con dei quadri, delle pitture, delle scene, delle azioni che sono nella mente di qualcuno. E lui ha avuto tutto questo nella sua mente e prima ancora ha visto già cieli, terra, stelle, universo, tutto quello che vedete e tutto quello che è arrivato successivamente, che poi ha preso vita perché lui ha parlato e lui è la vita. E vedete, all'inizio, il primo giorno ha a che vedere con un inizio. Fu sera, fu mattina, il primo giorno. Dio iniziò, significa. Ed iniziò che cosa? Un progetto straordinario che aveva a che vedere con una relazione. Lui con l'uomo. E difatti Dio, quando creò l'uomo, non fu neanche il primo giorno, anzi fu il sesto giorno, se vi ricordate. Perché il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto, il quinto e anche il sesto, gran parte del sesto, alla fine del sesto giorno Dio creò l'uomo. In questi sei giorni Dio preparò qualcosa per l'uomo, perché tutta l'inizio, tutta la creazione era in funzione del suo rapporto con l'uomo. E alla fine, quando preparò l'ambiente, Dio ci mise la creatura, l'uomo. E lo creò, dice la scrittura, ricordate, creò. Quando fece l'uomo, dice, lo fece a sua immagine e somiglianza. Non lo creò, ma gli soffiò la sua vita, il suo spirito. E l'uomo divenne un'anima vivente. Ecco perché l'uomo assomiglia a Dio per certi versi, anche se una somiglianza decaduta oggi a motivo del peccato. Però chi è che immagina oltre questa vita? Chi è che immagina ciò che c'è sulle stelle? Chi è che immagina dove arriva l'universo? Chi è che può immaginare quello che è inimmaginabile persino? È solo l'uomo, perché Dio l'ha messo nel cuore dell'uomo tutto questo. Avete visto mai sulla terra qualcun altro essere vivente che ha queste capacità? Perché tutto ciò che è stato creato per lui. Dio ha iniziato alla creazione per l'uomo. Ma quando creò l'uomo, iniziò un nuovo inizio. Difatti iniziò con uno, vero? Che fu chi? Che è stato il primo? Adamo. Dio inizia sempre con i maschi, vero? No, qualcuno da... Perché Dio pensa che i maschi sono più importanti. Eh? Qualcosa non quadra, vero? Non quadra qualcosa. Quando Dio fece Adam, Adam significa l'uomo maschio e femmina. Ora pensate, quando per capirci, quando un marito e una moglie insieme, voi ne vedete due, dici maschio, femmina, ma Adam non è maschio, femmina, ma è l'uomo, l'umanità, che poi ha queste due caratteristiche di essere maschio e femmina. Difatti, quando Dio fece addormentare Adamo e tirò fuori dalla costola, diciamo, Eva, cosa fece? La tirò fuori, non fece un'altra creazione, perché già nell'Adam c'era la parte femminile. Ecco perché l'uomo è attratto per natura dalla parte femminile. E la parte femminile è attratta dalla parte maschile, per natura. È un istinto primordiale che c'è dentro l'uomo, capite? Quindi quando Dio creò Adam, li fece, dice Adam, e li fece maschio e femmina. Quindi nel cuore di Dio non c'è l'uomo,
non ha creato il maschio prima e la femmina dopo, ma ha creato maschio e femmina in Adam, Adamo. Quando la tirò fuori, poi la chiamò anche Eva. Lui rimase il nome Adamo per distinguerli poi, come per dire, qui c'è Antonio e Maria, per dire tutte e due sono Adam, tutte e due. Però per capirci, lui è Antonio e lei è Maria, la parte maschile dell'Adam e la parte femminile dell'Adam, capite? Anche questo è stato un inizio. Inizio insieme, poi inizio scisso, perché? Affinché ci fosse una moltitudine di Adam che sarebbero arrivati qui sulla terra. Difatti Dio disse ad Adam, disse ora tu ti chiami Adamo, tu ti chiami Eva, tu sei maschio e tu sei femmina, e via di mezzo un ginnè, onde evitare equivoci. Le vie di mezzo non sono quelle che io ho stabilito. Oggi siamo in un tempo difficile, senza giudizio, senza critica, capite? Perché tutte le persone hanno bisogno di Gesù, al di là che siano nelle vie di mezzo o non siano nelle vie di mezzo. Ma chi arriva a Gesù deve capire che c'è un ordine divino, e nell'ordine divino c'è il maschio e c'è la femmina. Dio ama tutti, ma Dio vuole mettere la sua vita in ogni persona. E chi riceve Gesù riceve anche la vita per comprendere questi elementi semplici e fondamentali della creazione che Dio ha fatto qui sulla terra, quando fece maschio e femmina, quando fece l'Adam. Quindi anche qui un inizio, capite? Disse difatti, adesso andate e moltiplicatevi, riempite la terra. Significa anche questo, che se non c'è un inizio non si può arrivare da nessuna parte. Pensate se domani mattina volete andare ad Agrigento. Se non partite da casa, non arrivate ad Agrigento. Dovete partire da dove vi trovate, dovete iniziare, significa un cammino. Dovete fare il primo metro, il primo chilometro, per poter fare poi 10 chilometri, 20 chilometri. Quindi l'inizio ci parla pure di un percorso che ha a che vedere con dei traguardi, con degli obiettivi da raggiungere. E la vita è fatta di obiettivi, fratelli miei. L'omega ci parla invece di che cosa? Del raggiungimento dell'obiettivo, del traguardo, della fine del percorso. E noi abbiamo sulla terra un inizio come creature, uomini, donne, nasciamo, abbiamo il primo battito all'interno di un grembo materno, come quello per adesso di Cinzia, per esempio, no? O di Natalia, che non c'è stasera, hanno questo inizio, e difatti ieri sera mi faceva vedere, posso dirlo Cinzia, l'ecografia, è vero? L'ecografia c'era, dico ma quando è? C'era una cosa così, dico così per dire, dico ma quando? 2 centimetri, e già c'era tutta la creatura là dentro, tutta, c'è la vita già, capite? E ha avuto 2 centimetri, quanti mesi Cinzia? 2 mesi. Vedete? Ma c'è stato il primo giorno. Io non lo so, ma sicuramente era con suo marito. Come? E c'è stato il primo, capite? Il primo attimo, il primo giorno, l'inizio. Quel piccolo attimo cosa ha prodotto? Una vita che ha un percorso, avrà poi un percorso. Così come abbiamo avuto noi un percorso. Ricordati, loro pure assieme erano quando hanno concepito te, eh? Cioè Angelo e Lillina. Io ero con mia moglie, cinque concepimenti. Un inizio per un percorso, e sicuramente quando parlo su di me, quando i miei genitori, che non ci sono più da tanti anni, mi hanno concepito, è stato un inizio di qualcosa, di una vita. E se non ci fosse stato quell'inizio, io non sarei qui a parlare a voi. È vero che nel percorso si fanno cose per raggiungere l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? A volte neanche lo sappiamo qual è l'obiettivo nel corso della vita. Io non sapevo quali erano i miei obiettivi. Quando ero ragazzino pensavo che il mio obiettivo era quello di diventare grande, perché ero piccolino e vedevo queste persone grandi e dicevo voglio essere come loro.
dico, chissà quali segreti hanno, pensavo così veramente, hanno le risposte della vita. Quanto sono grande come loro, saprò tutto. Poi mi sono accorto crescendo che non sanno niente gli adulti. Quando ero piccolo davvero, vi dico, li vedevo così grandi, perché quando siamo piccoli vediamo la dimensione che ci sta attorno ingigantita. Io abitavo in un cortile, sono nato lì. E ricordo che era questo cortile enorme. Ci abitavano più di 10 famiglie, pensate. L'ho rivisto dopo tanti anni e dico, è un buco. Dico, come ci andavamo tutti qua dentro? Ma ero piccolo io, capite? Quindi vedevo tutto ingigantito. Vedete, tutto quello che vediamo, cioè quindi c'è un percorso nella vita, è perché c'è stato un inizio. E però, qual è il traguardo? A volte dicevo, non lo sappiamo. A volte andiamo a tantoni. Dice la scrittura che gli uomini, dice l'apostolo Paolo, si muove, cerca Dio come a tantoni. Sapete che tantoni significa non vedono e toccano. Chi è questa? Cos'è questo? E cercano di dare una spiegazione a quello che toccano. È vero? Io davo la mia spiegazione quando ero ragazzo, quando ero giovane. Davo le mie spiegazioni, dicevo, i politici sono corrotti. Ancora lo credo. No, non tutti, logicamente, facciamo tutta le bonfasce. Scherzo, era una battuta questa. E dico, pensavo, dico, ci vuole il comunismo. Dobbiamo essere di estrema sinistra. Poi ho conosciuto il comunismo favarese. Ho cercato, ho visto che, insomma, erano mollicci. E dicevo, no, c'è bisogno di un comunismo più duro. Estrema sinistra, lotta continua, sino a simpatizzare per le Brigate Rosse. Gli ideali erano giusti, ma era toccare a tantoni, cercavo qualcosa, ma in realtà non vedevo le cose bene e non potevo dare una spiegazione giusta. E vedete, questo è un inizio, durante il cammino noi sbagliamo, facciamo sbandate, però arriviamo in un punto in cui incontriamo Gesù. Io ho incontrato Gesù. Ed è stato, adesso sono 28-29 anni fa, io ho incontrato Gesù. E quando ho incontrato Gesù, allora cominciano ad aprirsi gli occhi, cominci a vedere come stanno le cose, cominci a capire, non capisci tutto, non abbiamo questa presunzione di sapere tutto, esattamente come stanno, avere la spiegazione di tutto. Io non ho la spiegazione di tutto, io ho la spiegazione delle cose che il Signore ci dà da comprendere. E nella parola di Dio ci sono delle cose che sono facili da comprendere, ci sono delle cose che non sono tanto facili da comprendere. Per esempio qualcuno dice, ma come saremo dopo? Cosa faremo? Perché certuni pensano, dicono, poi saremo in paradiso, questo mitico paradiso, no? Che è stato anche mitizzato. Come saremo come gli angeli, lì, come se loderemo il Signore, come se dovessimo stare lì in un posto sempre a dire alleluia, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, e sentire queste voci e questi suoni di extraterrestri nella nostra mente. Ma non sarà questo, io non credo che sarà così. Io credo che Dio ci affiderà delle cose da fare. Dio non è un Dio immobile, Dio è un Dio molto mobile. E quindi ci sarà qualcosa, ma io non so cosa sarà, capite? Quindi non potremmo, certuni vogliono dare la spiegazione a tutto. Quando dicono, si dice, ci saranno nuovi cieli, nuova terra, dove abita la giustizia. Ma poi dall'altro lato la scrittura dice che questo cielo e questa terra saranno arroventati, accartocciati, consumati. Addirittura dice il sole non ci sarà più. E allora come stanno le cose? Io non ho la spiegazione a tutto e non pretendo neanche di avere la spiegazione di tutto. Ma io so una cosa, che sarà meraviglioso. Sarà più di quanto penso. Il Signore ci sorprenderà ancora di più nell'aldilà, nelle cose che vedremo, nelle cose che dobbiamo fare, che faremo. Allora vedete, ma c'è un inizio. Poi quando incontriamo Gesù cosa succede? Iniziamo questo percorso, questo cammino, il cui traguardo è il cielo, il cui traguardo è vederlo faccia a faccia, come dice la scrittura, il cui traguardo è poi alla fine, quando lo vedremo come egli è, comprenderemo ogni cosa. Lo dice questo l'apostolo Paolo, vero? Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13. Dice che lo vedremo come egli è, allora.
allora comprenderemo ogni cosa. Oggi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, in parte parliamo delle cose di Dio, ma abbiamo delle fondamenta logicamente importanti, che sono la salvezza in Cristo Gesù, e sono tra le cose fondamentali della dottrina cristiana, che sono il fondamento della nostra fede. Ma non abbiamo la pretesa di comprendere tutto. Tutto ciò che dobbiamo fare invece tutto è avere fiducia in Lui. Questo è il nostro tutto, avere fiducia in Dio. Vedete, in questo cammino però come cristiani a volte anche inciampiamo, sbagliamo. Ma noi abbiamo un traguardo da raggiungere, abbiamo un omega da definire. Perché abbiamo iniziato l'alfa e dobbiamo arrivare anche al traguardo. E per andare verso la fine voglio dirvi semplicemente qualcosa che ha a che vedere con questo anno. Credo che le aziende fanno il resoconto della propria attività lavorativa alla fine dell'anno. Il resoconto, le attività e passività, le entrate e le uscite, i crediti e i debiti. L'esercizio significa di un'attività si chiude con il 31 dicembre. Certo, durante l'anno uno si può fare un'idea. Per quanto riguarda la vita, la nostra vita, i nostri obiettivi, fratelli miei, dobbiamo sapere che questo 2017 dobbiamo tirare i conti alla fine. Io dico, non tirate i conti, non fate la somma prima del tempo, perché a volte alla fine, prima della fine dell'anno, prima della fine del tempo, può arrivare una grossa vincita. È vero, può arrivare una grossa vincita che copre anche tutti i debiti dell'anno. Quindi non tiriamo le somme prima del tempo, facciamo le nostre conclusioni, non devono essere affrettate, ma devono essere valutate, meditate. E se avete un cuore, come dicevo ieri sera, avete un cuore che ama, cerca il Signore con tutto se stesso, invoca Dio, lo prega e spera in Lui e confida in Lui, dice Dio, cosa diceva? Vi ricordate ieri sera? Io lo esaudirò. La vita è così, capite? Noi non dobbiamo essere trascinati dai fatti della vita. Rallegriamoci quando c'è da rallegrarci, piangiamo quando c'è da piangere, ma abbiamo lo sguardo rivolto verso il cielo, verso il nostro Signore. Perché da Lui viene la forza e a Lui dobbiamo andare. E anche vi dico di più, noi ci addoloriamo giustamente per quelli che ci stanno più vicini. Ed è giusto, perché chi ti sta più vicino al tuo prossimo. Però guardate quante cose succedono anche nel mondo. Questa notte non ci sono stati tanto questi due lutti, ma a Istanbul avete visto cosa è successo? Un attentato terroristico, ci sono state più di 30 morti, quanto sono 30? 39 morti. Qualche giorno prima a Berlino, dove è morta pure una nostra connazionale, e prima quelli che vengono esaltati questi fatti, ma ci sono tanti altri fatti che non vengono esaltati in Africa, in Asia, vengono dimenticati, non arrivano nelle cronache giornalistiche. Il mondo è questo, ed è triste questo mondo così, perché c'è una manovra, una mano umana, tra virgolette, ma è sovrumana, che cerca di distruggere l'uomo. E Gesù lo disse in Giovanni 10, disse il ladro, parlando di chi manovra un po' dietro le fila, il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. E lo vediamo. Ma Gesù disse, ma io sono venuto per dare vita e darla in abbondanza. Confidiamo in Gesù. E tutto ciò che vogliamo fare, teniamolo fermo nel cuore e Dio ci darà la vittoria, Dio ce l'esaudirà. E qualche volta, anche se non viene esaudito qualche nostro desiderio, non viene esaudito da parte di Dio, non preoccupiamoci. Vuol dire che era meglio così per noi. Non è fatalismo, è fiducia in Dio.
Io non sono un fatalista. Io credo che la mano di Dio si muove in funzione anche dell'azione dell'uomo. Se non tu non fai nulla, Dio non può fare nulla per te. Ma se tu fai un poco, se tu ci metti la tua capacità, Dio ci metterà il soprannaturale per farti riuscire nelle imprese. Non sono un fatalista e non voglio neanche esserlo, perché non è cristianesimo fatalismo. Doveva succedere, no, non è così. Io credo che Dio ha dato agli uomini il meglio e gli uomini devono poi gestirlo. Amen. Ci ha dato un corpo, ci ha dato salute, ci ha dato, dobbiamo gestirle però. Se noi non gestiamo la nostra salute, Dio non può fare nulla. Perché noi abitiamo ancora liberi di decidere il bene e il male per noi e per gli altri. Amen. Ci alziamo in piedi, gloria a Gesù. Quindi quest'anno abbiate un buon sentimento. Certo, se si inizia col piede così, con tutte queste tristezze, non è facile, è quasi un freno sembra, però chissà cosa ha visto il diavolo, forse cerca di spaventare. Io so che Dio farà cose straordinarie quest'anno. Amen. Ricordate, questa è un'espressione che ho scritto qualche anno fa e ve la voglio leggere. Ricordate che nel tempo della crisi di Adamo, Adamo fu in crisi quando era solo. Era triste. Dio disse, non va bene così. Nel tempo della crisi di Adamo, Dio gli ha provveduto Eva. Nel tempo della crisi dell'umanità, Dio ha suscitato Noè. Nel tempo della crisi delle nazioni, Dio si è costituito un popolo, cominciando con Abramo, Isacco, Giacobbe, ovvero sino ad arrivare a Israele come popolo. Nel tempo della crisi di Israele, Dio ha mandato il Salvatore, Gesù. Gesù è venuto nel tempo della crisi di Israele. Nel tempo della crisi della Chiesa, Dio ha mandato un riformatore, Lutero. Nel tempo della crisi, di questo tempo, come sempre, Dio provvederà per te e per la tua famiglia. Abbi fiducia. Gesù dice, se non volete avere fiducia in me, fate...